Tradizionale scambio di auguri al dopolavoro Lukoil, una cerimonia che è servita anche per premiare i dipendenti che hanno raggiunto il 30° anno di attività. Alla cerimonia erano presenti tra gli altri il vicepresidente e il direttore amministrativo della Lukoil. Siamo una famiglia oramai da 40 anni, dal 1975 quando gli impianti sono stati avviati, li abbiamo festeggiati l'anno scorso, quest'anno stiamo continuando. Una famiglia che è salda, coesa, che ha dei suoi valori che ogni anno vuole riconfermare e testimoniare in questi momenti di comunione. Abbiamo appreso dal vicepresidente insomma, che si investirà parecchio anche nello stabilimento Lukoil di Priolo. Il nostro direttore generale hanno confermato un budget importante di attività, di investimenti ordinari e straordinari che permetteranno alla raffineria di guardare al futuro e di essere presente sul territorio. È evidente che è necessario creare un ambiente in grado di accogliere questa manifestazione di interesse, perché molto spesso iniziative, l'entusiasmo, la passione, anche la disponibilità di investitori a volte viene mortificata da territori che forse per superficialità, forse per disinformazione, non guardano a questa possibilità di investimento in maniera intellettualmente onesta. Oggi invece siamo di fronte ad una società che ha la capacità di rimanere sul territorio in maniera sostenibile, guardando non soltanto al proprio business ma al territorio circostante, attraverso anche una politica di investimenti sociali che guarda all'intero territorio sul quale è presente. E quindi abbiamo la possibilità noi di operare in modo sostenibile e di guardare quindi al futuro in modo sostenibile, e dall'altra parte chi ci sta intorno di avere un interlocutore sensibile e attento a queste problematiche. Tra i dipendenti che hanno raggiunto lo storico traguardo anche l'ingegnere Antonio Caruso e il sindaco di Priolo Antonello Rizza. Dopo la premiazione la cerimonia si è completata con un'esibizione canora.